Il che ti passa d'autorità al Civitelle Gnagnone si regala una bella epifania e soprattutto un inizio molto positivo di anno e girone di ritorno. Decisivo l'1-2 piazzato da Dos Santos e Fiore dopo la mezz'ora, una combinazione che ha tramortito i padroni di casa dell'ex tecnico nero-verde Silvio Paolucci, in tribuna perché squalificato. L'allenatore del Chieti Ronci attinge ai rinforzi delle ultime ore, titolari subito il portiere classe 97 Romagnello e il difensore classe 96 Sebastianelli, in panchina Pietrantonio. In attacco c'è Molenda al fianco di Dos Santos, Olimpia priva di Pifano, di Ronza e Jallow, il croato Pejic appena tesserato non è disponibile per problemi legati al transfert. Il vento rende la vita difficile ai 22 in campo, fase di studio prolungata che si protrae per quasi 20 minuti per poi essere rotta dalla combinazione Guida-Marolda. Il primo serve il centravanti che supera in uscita Romagnello ma si allarga troppo e la palla sfila via. Al 23esimo il turno di Di Lollo con un destro dalla distanza, Romagnello blocca a terra sicuro. Il Chieti però ha in fiore il vero valore aggiunto e poco prima della mezz'ora gioca un buon pallone sulla destra, va al cross per Molenda che di testa non trova lo specchio della porta. 33esimo, nuova combinazione Guida Marolda con quest'ultimo che tenta il colpo dal limite dell'area, alto di poco. Capovolgimento di fronte, il Chieti trova il gol, angolo di Del Grosso e Dos Santos appostato sul primo palo buca la rete granata. Vantaggio teatino con il gol del solito brasiliano alla rete numero 11 in campionato. Il Chieti coglie l'attimo e il 37esimo raddoppia grazie all'eurogol di Nicola Fiore che tira fuori dal cilindro un colpo dei suoi, sinistro d'antologia dai 25 metri che fulmina Mancino. Da rivedere la prodezza del giocatore è tornato nero-verde un mese fa. Ad inizio ripresa c'è una novità tra i molisani, fuori Chiocchia, dentro Serrone, ma è ancora Nicola Fiore a bombardare da qualsiasi posizione come accade al quarto, chiamando alla parata in angolo Mancino. Il Chieti è padrone del campo e controlla contro un Agnonese inerme che perde i pezzi. Martignetti si fa male nello scontro con Barone e lascia il campo a Faggiano. Al quarto d'ora prova la conclusione anche Lima Cresto, ma non trova la porta. I neroverdi giocano sul velluto e il 23esimo chiudono definitivamente il discorso. Dos Santos si appropria della corta respinta di Campanella, entra in area e offre sul piatto d'argento il pallone del Trissa a Ivan Barone che insacca senza problemi. Sesta marcatura per il centrocampista col vizio del gol. Da qui alla fine accade ben poco. Ronci ne approfitta per inserire Scalbi e l'ex amiternina Mariani per Del Grosso e Sebastianelli. Al 38esimo Vitale vede Mancino fuori dai pali e prova a beffarlo senza riuscirci. Passerella anche per Dos Santos che viene avvicendato dato da Comini, ma il finale è 0-3 per i molisani e la seconda sconfitta interna consecutiva. Il Chieti ferma la mini striscia negativa e rilancia la corsa verso i playoff. L'obiettivo più immediato però è quello della continuità. Il derby con il San Nicolò sarà un banco di prova di livello.